Buongiorno a tutti gli amici e ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta della trasmissione Cristo tra storia e mito. Con voi Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Antonella, ciao a Flavio, Ciao. buongiorno a tutti i nostri amici che ci ascoltano. E diamo appunto il benvenuto al nostro master Flavio Ciucani. Ciao Flavio, Ciao Flavio, buongiorno. buongiorno a tutti, buongiorno. E ricordiamo che Flavio Ciucani è uno storico, un ricercatore, autore, come ricordo sempre ai nostri ascoltatori, del libro Il segreto negli occhi di Maria, da Nazareth a Guadalupe, edito da Edizioni Mediterranee, ancora naturalmente reperibile su internet. E con te, Flavio, portiamo avanti il discorso che abbiamo iniziato qualche sabato fa, dando però prima la linea a Rosario Moreno per i saluti al network. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buongiorno di nuovo a tutti quanti. Allora, ricordo a tutti gli amici che si ascoltano che è presente una chat comune a tutti le radio del network, quindi da qualsiasi sito delle nostre radio volete scriverci, potete farlo tranquillamente. Siamo presenti come tutte le nostre dirette a reti unificate, quindi siamo su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Modena Noi Radio sempre da Modena, Radio Val di Chiana. E ovviamente siamo anche su Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Per quanto riguarda la Web TV, siamo presenti su Dailymotion e su Facebook, oltre che sul nostro sito radiosaiuz.it. Vai Antonella, grazie. Grazie a Rosario Moreno. E dunque, Flavio, dicevamo in apertura che con te abbiamo iniziato qualche sabato fa questa nuova trasmissione, questa avventura, parlando appunto della figura del Cristo nella storia e il mito. Abbiamo discusso sino ad ora di quelle che sono le metodologie della ricerca storica per appunto verificare l'attendibilità dei quattro Vangeli sinottici. Quest'oggi, Flavio, sarebbe interessante, visto anche il seminario molto bello che hai tenuto proprio sabato scorso qui a Bari, sarebbe interessante addentrarci in quella che è la possibilità di verificare la veridicità dei testi stessi attraverso un'analisi che riguarda la scrittura e che riguarda soprattutto Le fonti. come la narrazione degli eventi. Quindi, che cosa ci dà in effetti, ci restituisce l'autenticità dei quattro sinottici? Intanto, buongiorno a tutti. E niente, il problema dell'attendibilità parte prima di tutto dall'attendibilità di chi ha scritto, no? Nel senso che non è un anonimo quello che scrive. Non è una persona che anonimo nel senso sia di nome e sia anche di location. Cioè io posso scrivere un romanzo che parla di un'avventura in Sud America, ma io magari in Sud America non l'ho vista mai, per cui colui che mi va a cercare, va a studiare il mio testo attraverso lo studio filologico, cioè lo studio diciamo delle parole, della grammatica, eccetera, si accorge che delle banalità che non avrei scritto se fossi stato un visitatore di quei luoghi. Quindi la lettura prima di tutto che si fa dei Vangeli, soprattutto quelli sinottici, viene fatta proprio in questo senso, l'attendibilità di coloro che scrivono, quindi l'autenticità di coloro che hanno sentito o comunque hanno vissuto in un ambiente che era quello in cui ha vissuto Gesù. E questo si fa attraverso appunto lo studio dei Vangeli canonici. E infatti diciamo, l'analisi linguistica, come hanno scritto, i termini, le frasi, la grammatica, eccetera, anche se noi oggi abbiamo la traduzione greca, non abbiamo il testo ebraico o l'aramaico, abbiamo la traduzione greca. E nella traduzione greca, nonostante che quello che si vede, cioè la parte esterna, è greco,
ma diciamo la parte, l'anima visibile o invisibile di questo testo è sicuramente di natura semitica, cioè di gente che ha vissuto in un periodo, in un certo tempo e in un certo luogo. Quindi la prima cosa che appare immediatamente è che nel testo greco appaiono delle parole che il traduttore non ha voluto tradurre, cioè nel senso che diventavano intraducibili. Se io dico in italiano mannaggia, è un'espressione, come faccio a tradurla in altre lingue? Devo trovare una frase, come si dice, Un'espressione che si avvicini, insomma. un'espressione che si avvicina. E allora, in questo senso, il traduttore greco non ha fatto altro che lasciare il mannaggia così com'è. Per cui noi nei testi greci troviamo numerose parole, credo che siano 20, una ventina, 25, 26 parole, che sono praticamente le parole usate in quel tempo, in quel periodo e in quell'ambiente, cioè parole aramaiche. Perché dobbiamo sapere che quando noi diciamo lì si parlava l'ebraico, no, l'ebraico non si parlava, l'ebraico. La lingua ebrea era soltanto per la scrittura sacra, per la Bibbia, per la Torah. Ma a volte, siccome se voi leggete il Vangelo, se voi leggete la Bibbia, ci sono dei momenti in cui l'assemblea degli ebrei viene chiamata ad un certo rito, il sacerdote legge la Torah e c'è un traduttore che spiega quello che ha letto, perché la gente non parlava ebraico, parlava aramaico. E quindi si trovano delle parole aramaiche che sono, diciamo, Intraducibili. sotto c'è quest'anima semitica. Poi ricorderete sicuramente la parola più famosa è Abba. Abba, Abba è un termine. Perché non è ebreo, no, è aramaico, perché la parola per dire padre in ebraico è Ab, mentre qui è Abba. Abba è un'espressione detta dai filologi, è un'espressione, come posso dire, vezzeggiativa. Quando si parla dico babbo, babbino, babbuccio, qualcosa di genere, papà, è una versione che dà l'espressione di familiarità. Quindi Gesù usava questa parola come se avesse un rapporto così intimo, così immediato con Dio. Poi sono, per esempio, noi usiamo molto alleluia. Alleluia è una di queste parole che effettivamente significa facciamo lode a Dio. Tradurre, facciamo lode a Dio, sia lode a Dio, mentre alleluia è molto più immediato perché era più sentito come espressione. Lo stesso vada per Osanna, lo stesso vada per poi c'è un'espressione che a me piace molto, che è quando Gesù fa risorgere la ragazzina e chiama Talita Kumi o Talita Kum. Talita non significa ragazza, Talita è un vezzeggiativo. Per farvi capire, per esempio, c'è un'altra espressione che è Tabita cum. Talita cum, Talita è, come dire, fiorellino, come dire, qualcosa di gentile, che tradotta in italiano significa gazzella, gazzella alzati, è un modo di dire. Diciamo vezzeggiativo, vezzeggiativo, qualcosa di grazioso, che però si usava come per dire ragazzina, bambina, che già rende poco. Se io dico ragazza, alzati, rende meno che fiorellino, alzati, giusto? E quindi Certo. ecco.
tutte queste tipo di espressioni, Elo Elui lama sabachthani, quando Gesù muore sulla croce, non dice Yahweh, esprime dà un'espressione tipica aramaica, e questo dà il senso che quello che è stato scritto in un ambiente aramaica. Quindi è una contestualizzazione ben precisa. È una contestazione ben precisa, perché? Perché proprio significa che il traduttore greco già sa l'aramaico, cioè nel senso è immerso in quell'ambiente, per cui diventa importante lasciare il senso della frase usando la stessa parola, che non è greca, ma è la parola aramaica, quindi diventa una forma di sensibilità tipica dell'ambiente aramaico, intraducibile, diciamo, in greco. Se dovesse tradurre gazzella alzati, faceva anche ridere. Non avrebbe avuto lo stesso potere espressivo, comunicativo. Esatto. Quindi questo, da un punto di vista strettamente linguistico, no? Quindi l'aver lasciato queste terminologie non tradotte conferma la veridicità. Per quanto questo riguarda uno certo dei tanti aspetti, naturalmente, a volerli discutere tutti potremmo passare ore. Per quanto riguarda invece, Flavio, i racconti, partendo per esempio dal racconto della nascita di Gesù Cristo. Beh, qui andiamo a una delle critiche più importanti che state fatte sulla veridicità di Cristo, veridicità di Gesù, è proprio questa, che praticamente il testo sarebbe stato elaborato successivamente, ma molto successivamente, da coloro che non hanno visto Gesù, ma hanno cercato di esaltare la sua figura, creando un vero e proprio mito. Questo già due. La prima risposta che si può dare è che, prima di tutto, dai reperti archeologici, anche quelli scoperti negli anni 70, quindi abbiamo dei reperti archeologici freschi, nel senso archeologico, non sono reperti fatti negli anni 50 o addirittura nel 40, nel 32, ma sono reperti che sono stati portati alla luce ultimamente. Dimostrano che i Vangeli sono stati scritti molto vicino ai fatti, cioè nel senso abbiamo testo, il primo pezzettino di papiro, che sicuramente è stato scritto 50 anni dopo, 25 anni dopo la morte di Gesù, quindi è molto vicino ai fatti storici. A parte questo, dobbiamo considerare, fare un'altra considerazione, che dato che i tempi sono brevi tra gli avvenimenti e la scrittura, diventa difficile che si possa creare un mito così velocissimamente. È vero che nei giorni nostri, data la velocità delle scritture, da YouTube, da Facebook, da altre fonti, è possibile, data la diffusione veloce e quindi è anche immediata, per cui la gente magari non va a cercare le motivazioni o le citazioni, si possono creare quelli che sono detti i cosiddetti miti metropolitani, no? Una cosa è successo a Napoli, questa cosa qua si passa voce e poi si scopre che è falso, quindi diventa una vera propria mito metropolitana. Ma questo è una frase, un racconto, una battuta, uno scherzo, eccetera, ma non può essere un'intera vita fatta e creata come mito. E questo soprattutto anche è dimostrabile, questa cosa, perché
gli evangelisti hanno un difetto, che è quello di raccontare la realtà. Cioè, essi hanno presentato anche i fatti che avrebbero potuto tacere e non raccontare, che potrebbero essere, come si dice, vergognosi, potrebbero essere dare il senso contrario alla moralità dell'epoca, la verginità di Maria, cioè, a parte la verginità, ma che Maria rimane incinta senza essere stata con Giuseppe. Per questo, per la mentalità ebraica, significava lapidazione, o perlomeno significava il libretto di ripudio, cioè mandarla via. E si racconta una cosa del genere in un ambiente ebraico dove questo è sicuramente un obbrobrio. Quindi già raccontare la realtà così com'è diventa un sinonimo di realismo, di realtà, di quello che è successo. Si può parlare, per esempio, come si dice, dell'abbandono degli apostoli. Gli apostoli, cioè, praticamente, i primi giorni, cioè i venerdì, sono tutti scomparsi, riappaiono il lunedì dopo la risurrezione. La prima sono tutti paurosi, nascosti, lo stesso Pietro lo rinnega, uno degli apostoli addirittura si impicca. Cioè, racconta una realtà, un realismo che non può essere quello che può creare un mito, la mitologia. E questo, dice, diventa quasi impossibile. E poi c'è un'altra considerazione: se fosse un mito, gente che si fa uccidere, cioè nel senso che si fa, sono tutti martiri quelli che hanno scritto, come se fosse, io preferisco farmi uccidere piuttosto che rinnegare a quello che ho scritto, diventa una questione, come si dice, di moralità, di Di continuità, principio. che è importante. Questa è Certo. una cosa. Poi, molto spesso si porta, anzi, è una delle critiche che si fa, proprio quella del mito, cioè nel senso che si dice: il mito di Gesù è quello di Iside e di Osiride, come se, cioè, lui muore e poi risorge. Ma questo è un falso, perché chi dice questa cosa non ha letto il mito di Iside e di Osiride, perché è vero che Osiride viene fatto a pezzi da suo fratello per prendere, che gli vuole rubare il trono. Parliamo dell'Egitto, che diventa appunto una leggenda. Quindi parliamo di una storia avvenuta 3, 4, 5.000 anni prima, che in quel momento diventa un mito. Quindi ce ne passa del tempo, voglio dire, rispetto a uno che scrive un racconto dopo 25 anni. E poi Osiride viene sì raccolto da Iside, lo quale lo ricompone, ricompone i pezzi di Iside, e quindi lo mummifica, perché solo così può entrare e risorgere nel campo, nel paradiso egiziano, ma non sulla terra. Quindi anche guardando, leggendo, se voi leggete il libro dei morti, proprio c'è questa liturgia, cioè il corpo viene mummificato. Dopodiché può entrare nel paradiso egiziano. Quindi anche il mito, in questo senso, è una grossa banalità. Non esiste un mito in cui, diciamo, l'eroe risorge, che poi, guarda caso, nei miti sono gli eroi protagonisti, non è un uomo che piange, che suda sangue, che viene crocifisso. Questa è una cosa importante. C'è un'altra cosa da sottolineare. Io adesso qui sotto mano ho la nascita di un altro grande, un fondatore di una regione che forse è la seconda nel mondo, del buddismo. Se permettete, vi leggo
diciamo alcune frasi proprio all'inizio della storia, cioè come nasce Buddha. Cioè, voi sapete che la nascita di Gesù sono due righe, cioè non essendoci posto, non avendo trovato posto negli alberghi, Gesù nacque in una grotta. Cioè, sono due righe. Questa è la nascita di Gesù. E poi ci sono l'intervento degli angeli, l'intervento dei pastori, che annuncia i pastori, diventa un'altra storia da verificare, sia a livello filologico, sia a livello di simbologia, e sia a livello appunto di ambientazione ebraica. Ma la nascita di Gesù di per sé sono due righe, chiaro? Allora, invece nella nascita di Buddha, allora, ascoltate cosa dice, leggo. Allora Maya, che sarebbe la mamma di Buddha, circondata da 84.000 carri tirati da cavalli, 84.000 carri trainati da elefanti, bardati con ornamenti di ogni sorta, difesa da un esercito di 84.000 soldati di eroico coraggio, belli e ben fatti, armati di scudi e di corazze, preceduta da 60.000 donne di Kakia, che sarebbe diciamo una città, protetta da 40.000 parenti del re, nati nella famiglia del ramo paterno, vecchi, giovani e d'età matura, dallo stesso re, cantando e facendo sentire un concerto di voci e di strumenti di ogni specie, circondata da 80.000 figlie di Negà, 84.000 figlie di un altro re, 84.000 figlie di un altro re ancora, avendo compiuto ogni sorta di preparativi e di ornamenti, cantando motivi e lodi di ogni sorta, seguita la regina da questo corteo, la regina esce dal palazzo, tutto il giardino irrigato da acque profumate si riempì improvvisamente di fiori divini, e tutti gli alberi nel più bello del giardino, benché non fosse ancora la stagione, produssero foglie e frutti, e questo è ancora deve nascere, è ancora tutta preparazione per la nascita, e tutto il giardino fu perfettamente adornato dagli dei, come per esempio il giardino di Mikraka è perfettamente adornato dagli dei. Non vado avanti per dirvi che un mito nasce anche nel tempo, nasce anche con il tempo, e nasce soprattutto nel volere assolutamente spiegare attraverso una come si dice, una forma aderente e adatta a una certa a un certo ambiente, a una certa popolazione, si crea tutto ciò come se fosse una cosa eccezionale. Invece qui si è parlato di una nascita normale, di un uomo, di una famiglia che non trovava posto, che erano andati a fare una cosa pubblica, nel momento in cui non trova posto nell'albergo, e questo qui dove partorisce nella parte retro dell'albergo, no? In una mangiatoia. Sì, voi sapete che non so se avete mai visitato la casa di Nazareth qui a Loreto. Io ce l'ho qui a 20 km, quindi praticamente le case all'epoca, per risparmiare sul tempo e sul lavoro, venivano fatte davanti a una grotta o addirittura a più grotte, in modo tale che il davanti era l'abitazione, sì, e di dietro invece era come se fosse la stalla, adibita a stalla per gli animali, adibita a magazzino, eccetera. Quindi quando il Vangelo parla di albergo, parla di un luogo in cui solitamente si fermavano i viandanti, i viaggiatori, eccetera. Quindi l'albergo era pieno, cioè era pieno di gente che passare la notte e mangiare. L'unico posto dove era libero era dietro all'albergo, cioè nella grotta, no? E di conseguenza è lì, c'era una stalla, e lì è nato Gesù. Quindi la forma semplicistica e naturale dà intensità e credibilità a coloro che hanno scritto il Vangelo. Flavio, però,
Nella tua spiegazione, come al solito molto compiuta, hai fatto cenno a delle fonti storiche e poi delle fonti cristiane. E adesso si parla di mitologia. La mitologia che molte volte è una deformazione storica, ma la stessa mitologia potrebbe essere individuata quando si dice che alla nascita di Gesù il mondo si è fermato. Fai una bella domanda. Fai una domanda essenziale, fondamentale. Sai, il mondo si è fermato. Questo lo racconta soprattutto il Vangelo, il Protovangelo di Giacomo. Il Protovangelo di Giacomo, diciamo, uno dei Vangeli apocrifi. Io a Bari domenica non ho parlato dei Vangeli apocrifi. Perché? Perché sarebbe stato ancora un'altra mezz'oretta di Abbondante. abbondante. Perché? Perché ultimamente, diciamo negli ultimi mezzo secolo, i filologi e gli storici stanno prendendo molto in considerazione anche i Vangeli apocrifi. Perché? Perché i Vangeli apocrifi, pur essendo stati scritti successivamente, ma abbiamo sempre quella informazione che vi ho spiegato le volte scorse, di un popolo, di una popolazione che aveva l'abitudine di raccontarsi verbalmente le cose, cioè si passava le cose, i racconti. Forse per le persone più anziane, ricordano, ma molto anziane, mamma me lo raccontava sempre, che per i paesi andavano dei cantastorie che si fermavano in piazza e raccontavano le storie che era avvenuto in Sicilia o un fatto di cronaca nera che era avvenuto in Toscana, eccetera, e lo raccontavano attraverso il canto. E questo avveniva anche in quell'ambiente. C'è da fare anche un'altra considerazione. A tempo di Muhammad, Maometto, succedeva la stessa cosa. Quando lui viaggiava si fermava in queste oasi dove lui ascoltava i canti, i racconti, che era una specie di canta storia nenniata. Se voi ascoltate la lettura che viene fatta nelle moschee, vi dà il senso di come cantavano gli arabi in queste riunioni, diciamo, in queste fermate nei campi di riposo. E quindi c'è questa tradizione antichissima nell'Oriente, antichissima, non solo nell'Oriente, anche in Occidente, ma siccome in Occidente ha più affabilità con la scrittura, mentre in Oriente non c'è questa affabilità con la scrittura, e quindi si parlava molto oralmente. Quindi nei Vangeli apocrifi c'è quella parte di verità che il popolo si è tramandata. Logico, se io vado a leggere il Vangelo apocrifo e mi si dice che Maria abitava, era, diciamo, una specie di monaca che stava nel tempio, che accudiva alle tovaglie che si mettono sull'altare, che preparava con le sue mani i vestiti dei sacerdoti, eccetera. Questa è una cosa che avveniva nel Medioevo, cioè nel senso, le monache che facevano i merletti per addobbare gli altari o per addobbare i paramenti sacerdotali, eccetera, avveniva diciamo 5-6 secoli dopo. Però, ma quello che avviene prima è importante, cioè nel senso, il racconto all'interno di questi Vangeli ci sono anche dei racconti popolari tramandati e che hanno un senso storico. Per dirti questo, per risponderti alla domanda del mondo che si ferma, c'è una sensazione, non tra gli storici, ma tra gli scienziati che ho seguito nelle interviste che sono state fatte quando la società Sidonia ha fatto il film sul vero volto di Gesù, un film che è andato in onda in tutto quanto il mondo, dalle televisioni. Che ha avuto un grande successo, gli scienziati
hanno in qualche modo preso in considerazione questo fatto. Questo fatto in quanto una grossa fonte di calore, di luce, riesce per un istante millesimale a fermare a fermare le cose, a fermare e a fissare le cose. Ne è un esempio il telo che è esposto a Torino, la Sacra Sindone, perché è impossibile una fotografia del genere se non ci fosse una grossa fonte di calore, grossissima, talmente grossa e immediata da fissare, diciamo, l'immagine. E si sta prendendo in considerazione anche questo aspetto, non solo questo aspetto, ma se voi leggete il Vangelo, la cosa non accade soltanto la nascita, ma riaccade anche durante la morte. Per un momento sembrerebbe che l'universo si sia fermato. Sì, potrebbe essere un'espressione mitologica, ma su questo gli scienziati li stanno studiando. Per il momento lasciamola come un'espressione simbolica, nel senso che il mondo aspettava un messia. Nel momento in cui arriva c'è lo stupore, e quindi è il mondo stesso, la natura stessa si ferma. E lo stesso quando muore il messia, c'è la stessa sensazione in senso opposto di dolore che tutto guarda l'universo. Prendiamola per il momento come simbologia, però per dirvi che scienziati li stanno studiando appunto su questo problema a livello scientifico, fisico. Flavio, purtroppo siamo giunti alle 10.05 e il tempo a nostra disposizione è finito. Lo dico sempre con grande amore, perché non solo è interessante e appassionante, ma come dire, è migliorativo ascoltarti e comunque parlare con te. Ci diamo comunque appuntamento a sabato 10 giugno, sempre alle 9.30, mi raccomando. Sabato 10 giugno, benissimo, bene, sono qui ad aspettarvi. Va bene, allora ringraziamo i nostri ascoltatori. Naturalmente, ringraziamo ancora Flavio Ciucani per essere stato con noi questa mattina, ringraziamo Rosario Moreno per averci seguito con la sua regia da Treviso e ringraziamo naturalmente gli ascoltatori ai quali diamo appuntamento mercoledì prossimo alle 18.30 per una nuova diretta di Spazio Aperto. Grazie a tutti per averci seguiti e buon fine settimana. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao Flavio.